Oggi parliamo del signor Niess, francese, che quasi 200 anni fa, assieme a due stramboidi come lui, diede origine alla fotografia. Non potevano immaginare le conseguenze che avrebbero causato. Le ombre nella mia mente definiscono quello che deve apparire e nascondono i pianeti lontani, lontani dal sole. Nella galassia che vive in me, i volti nelle fotografie sono così stupidi. Fino a che il tempo è...